Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Siamo nell'area Cortiliva del plesso di scuola secondaria San Domenico Savio, dove si sta effettuando il concerto per la pace a cura dell'orchestra dell'indirizzo musicale che ha coinvolto le classi terze della scuola secondaria di primo grado. Ascoltiamo le parole del dirigente scolastico Massimiliano Beltrame. La scuola deve essere proprio il luogo deputato ad approfondire, a dare un giudizio critico sulla realtà. Proprio in questi giorni si sono succedute una serie di marce della pace con la scuola primaria. È stato proprio bello vedere come i bambini avessero reinterpretato anche poesie, canzoni, eccetera, e fossero proprio tutti proprio seri e tesi a questi contenuti che sono proprio importanti da proprio approfondire oggigiorno. L'Istituto Comprensivo di Portoviro in una settimana ha accolto già 5 studenti provenienti dall'Ucraina nei vari tre ordini di scuola, quindi infanzia, primaria e secondaria. A me personalmente ha colpito, accompagnando di volta in volta gli studenti con la propria mamma o insomma, il proprio parente, ecco, all'interno delle classi, vedere come ci fosse una resistenza iniziale, una comprensibile insomma quasi rigidità e paura, no? Che poi veniva subito immediatamente sgretolata dall'accoglienza che ricevevano, quindi questa è una cosa veramente bella e positiva. Voglio ringraziare anzitutto il comune, l'amministrazione comunale, c'è il vice sindaco qui presente, deve so arrivare anche il sindaco, e tutta diciamo la rete di associazioni, tutta quella rete di partnership che ci sostiene e coordina una serie di iniziative anche assieme alla scuola. E dalla prossima settimana sarà avviato un corso interno non solo per i nostri studenti diciamo neoacquisiti dall'Ucraina dell'Istituto Comprensivo, ma anche proprio aperto ai comuni limitrofi, proprio di alfabetizzazione alla lingua italiana, grazie a dei docenti, a una docente in particolare che ha proprio la laurea in russo, sa parlare fluentemente russo e riesce quindi già a mediare. Quindi insomma la scuola è pronta e a questa ennesima emergenza che non ci ha colti impreparati, anche se ovviamente richiede un grande sforzo.